stiamo stati. Tutti bene, eh? Ma sì, qualcuno si è fatto prendere un po' dal panico, ma... Può capitare. Poca roba, su dai. Su un tot di persone a bordo c'è sempre quello che purtroppo prevale sugli altri e di conseguenza magari potrebbe far succedere qualcosa che è spiacevole, però così. Tutto che... sommato non è capitato niente. Sono così più eclatante. Quelli che hanno i bambini molto preoccupati, ovvio, è giusto. E i ragazzi giovani? I ragazzi giovani sono sì, molto più il mio di noi della nostra età. Hanno fatto la cosa migliore, comandante, a non sì. far scendere nessuno. Per no, evitare... il sindaco, no, comandante. Beh, sindaco. Bilancio, il vostro bilancio di questa crociera? Beh, questa rispetto a quella della settimana scorsa è andata benissimo. Abbiamo trovato positivo. Anche del bellissimo tempo in giro, però vabbè. È un qualche cosa che poi viene dall'interno. Il giudizio è carattere personale. Lo sbaglio è stato a monte, Non avrebbero, secondo non dovevano noi, neanche prendere l'aereo queste persone. Far scendere sul territorio, diciamo, italiano determinate persone che potrebbero essere, tra virgolette, già contagiate. Cioè, non... Potevano evitarlo. Evitavano quello, evitavano di avere delle divergenze. Cioè, adesso a mi certi immagino livelli. Anche tutte le persone che erano sull'aereo, che sono arrivati a Malpensa con loro, saranno tutti preoccupati anche loro. Cioè, non. È ovvio che quando succedono queste cose poi c'è una catena che non si spezza mai, no? Finché non hai delle informazioni più che perfette. Questa preoccupazione non si ferma qua. Hanno chiamato sì, due gruppi in base al colore, hanno fatto sì delle domande, hanno chiesto dati per non assumersi responsabilità alcune. Però il clima era tranquillo sopra. Bene. A parte alcuni gruppi, magari c'erano anche persone che magari avevano dei medicinali nelle valigie, chi magari bambini piccoli. Certo, però io ho ragazzi grandi, per cui siamo divertiti un giorno in più di vacanza, dai.